Torna Dottor Wisp, la trasmissione che, come vi dico sempre, non è semplicemente una trasmissione, ma è un vero e proprio servizio che la Wisp, tutto il comitato Wisp Abruzzo e Molise, insieme al nostro partner 2019 IT Pro, i prodotti proteici per sportivi ma anche per non sportivi, ottimi in ogni momento della giornata. Torna dunque in studio con una puntata molto molto interessante. Oggi ringrazio il dottor Angelo Collevecchio, psicoterapeuta e sessuologo, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Grazie, dottore. Grazie dell'invito. Ovviamente la sua specializzazione ci fa già capire quello che sarà l'argomento del giorno, un argomento che devo dire, caro dottore, in tanti mi hanno chiesto, qualcuno sottovoce, qualcuno invece più o meno preoccupato, proprio per affrontare dinamiche che poi, diciamo la verità, riguardano un po' tutti. Però, come sempre faccio con i miei ospiti, intanto vado a spiegare quello che è l'argomento e a lei fa le faccio una domanda banale, ma che per noi invece è importante, che cos'è la sessuologia? Definire la sessuologia in termini tecnici è molto molto difficile. Ad oggi non ci sono delle definizioni chiare su che cos'è la sessuologia. In generale possiamo dire che la sessuologia, si occupa dello studio dell'ambito della sessualità, ma inteso in maniera molto molto generale, che implica tre fattori fondamentali dell'uomo: il corpo, la mente e anche le emozioni. Sul piano scientifico, quello che possiamo dire è che la sessuologia si è sviluppata negli ultimi 50-60 anni. Prima era una sessuologia più intesa in senso teorico, legata a aneddoti. Quindi, diciamo, la sua specializzazione come psicoterapeuta e sessuologo non è un caso, perché come abbiamo visto la sfera mentale ha un'incidenza importante in un ambito del genere. Assolutamente sì, purtroppo negli ultimi anni è passato molto più il messaggio che la sessuologia riguardi la sessualità intesa come genitalità, rapporto sessuale. Questo purtroppo, come è chiaramente intuibile, porta a sminuire altri aspetti che sono l'aspetto psicologico, ma anche l'aspetto prettamente emotivo. Io approfondirei un attimo questo aspetto perché effettivamente se non si va dal sessuologo solo per un problema sessuale, perché la persona dovrebbe andare dal sessuologo? Proprio in relazione a quello che ho detto prima, ovvero che l'ambito della sessualità copre tanti aspetti, la persona si rivolge a un sessuologo sia quando è presente un disturbo, ma molto spesso si lavora sull'accettazione di se stessi o in alcuni casi sul relazionarsi con l'altro. Non dobbiamo dimenticarci di dire che la sessualità è relazione, quindi tutto ciò che riguarda la relazione può essere influenzato da fattori psicologici e la persona può chiedere aiuto. La notizia, dottore, è che oggi, la notizia per i nostri telespettatori, è che oggi tratteremo diciamo, dei disturbi o comunque della sfera, di interesse dell'uomo. Quindi parliamo della sessualità relativa ai disturbi, ai disturbi diciamo, nella sfera maschile e quindi le vado a chiedere qual è il disturbo per cui normalmente chiedono aiuto a un sessuologo gli uomini. Gli uomini, la richiesta più frequente è quella di un deficit dell'erezione, quello che in passato veniva chiamato con il termine impotenza. Che cosa si intende per deficit dell'erezione o deficit erettile? La difficoltà che ha l'uomo di avere un'erezione tale da permettere un rapporto sessuale. Per avere un criterio di disfunzione sessuale di tipo erettile, dobbiamo anche dire che la presenza del deficit deve essere molto frequente. Quindi questo è importante sottolinearlo per anche tranquillizzare quelle persone, quei ragazzi che hanno una defiance ogni tanto. Dottore, lei ha parlato in questo momento anche di ragazzi, ma il disturbo erettile, quindi comunque la funzionalità dell'organo, può riguardare anche ragazzi giovani e comunque in salute? Assolutamente sì, come abbiamo detto all'inizio della puntata, la sfera della sessualità ha tre fattori fondamentali: il corpo, la mente e le emozioni. Mentre nella persona adulta il fattore fisico può essere più incidente e causare una disfunzione erettile, noi dobbiamo anche pensare che tutti i disturbi come il diabete, l'obesità, la colesterolemia, tutti quei disturbi che vanno a influenzare l'apparato cardiocircolatorio possono essere fonte di deficit dell'erezione.
Questo avviene in età adulta. Nei giovani, molto spesso, ciò che è preeminente è il fattore psicologico, quindi le ansie, le preoccupazioni, la paura di fare una brutta figura. Quindi queste sono le differenze fondamentali tra gli adulti e le persone più mature e i giovani. Ma a livello generale potremmo fare una proiezione statistica di quanto questo fenomeno, questo problema abbia incidenza poi sul totale della popolazione? Per quanto riguarda l'ambito sessuologico, sia per il tema sia per le metodiche utilizzate nelle statistiche, è difficile fare avere dei dati certi. Ad oggi la maggior parte degli esperti sostengono che il deficit dell'erezione coinvolga circa il 12-13% della popolazione. E da notare, maschile, dottore? Della popolazione maschile. Ah, okay. E da notare che tutte le ricerche sono concordi che con l'avanzare dell'età aumenta questa percentuale. Però è importante differenziare anche la qualità di queste percentuali, perché come ho detto prima, mentre nella persona più matura il deficit erettile può essere una conseguenza di un fattore biologico, nella popolazione più giovane molto spesso vi è un'incidenza di tipo prettamente psicologico. Abbiamo parlato del problema, abbiamo anche detto quei fattori che possono innescare una problematica del genere, però le chiedo se poi si interviene con una psicoterapia oppure quanto sia importante a livello farmacologico fare un intervento che possa essere risolutore. Gli interventi di primo livello, diciamo, sono quelli legati agli aspetti medici, perché qualunque intervento psicologico non può risolvere una condizione medica. Quindi chi ha un deficit dell'erezione, la prima cosa da fare è chiedere aiuto ad un medico, ad un urologo, ad un andrologo, proprio allo scopo di escludere tutti quei fattori medici, farmacologici, biologici che possono intervenire sul deficit. Successivamente, esclusa questa parte prettamente medica, si entra nell'ambito della psicologia, della parte psicologica, e lì bisogna chiedere aiuto ad un professionista specializzato in sessuologia che farà le sue valutazioni. A quel punto si può fare un intervento di tipo psicologico. Dottore, parlando di problemi sessuali al maschile, non possiamo non affrontare l'argomento proprio principe della pillola blu, il Viagra e i suoi effetti, chi ne ha bisogno, a chi potremmo sicuramente sconsigliarlo. Purtroppo, che cos'è? Purtroppo l'arrivo della pillola blu, del Viagra, ma come anche dell'Evitra o di tutti i farmaci simili, hanno sì migliorato la qualità sessuale delle persone, ma hanno creato anche altre ansie. Per la prescrizione del farmaco è fondamentale che ci sia un medico che abbia fatto un'attenta valutazione. Quindi possiamo escludere tutte le persone sane. Purtroppo, molto spesso, il Viagra viene utilizzato anche dai giovani allo scopo di migliorare la prestazione, sia l'idea di dover migliorare la prestazione sessuale. Per quanto riguarda l'assunzione sempre di Viagra, perché è comunque un elemento che suscita molto interesse sulla sfera maschile, ma molti mi chiedono se l'assunzione di Viagra possa addirittura causare una dipendenza, ossia se poi una volta passato il problema oppure superata l'ansia si possa fare a meno del Viagra, oppure una volta iniziata una terapia del genere o comunque un'assunzione del genere si debba poi per forza continuare vita natural durante. Se noi intendiamo una terapia medica del Viagra, quella viene prescritta quando si è in presenza di un disturbo medico biologico. Di conseguenza, a quel punto il Viagra comincia a diventare l'elemento fondamentale, l'elemento di aiuto per avere una sana e felice vita sessuale. Il problema è che quando il Viagra viene utilizzato in ambiti o da persone sane, a quel punto si può innescare non una dipendenza biologica, ma una vera e propria dipendenza psicologica, perché si ha l'idea che solo attraverso il farmaco si possa avere una prestazione. Allora potrebbe essere utile spiegare qual è il funzionamento del farmaco e perché migliora appunto l'attività erettile maschile. Il farmaco ha il lavoro principale che fa il farmaco è quello di aumentare l'afflusso sanguigno nella zona genitale, nel pene, questo che permette l'erezione. Quindi va inteso come farmaco quando vi è un disturbo in quell'ambito, dove c'è un disturbo medico.
quando quindi invece agisce non c'è, sulla circolazione sanguigna, sulla circolazione sanguigna. Noi dobbiamo capire che l'organo sessuale, il pene maschile, è irrorato da sangue, da capillari. Quindi la salute dei capillari è fondamentale per avere una sana erezione. E a questo punto va spontanea una domanda che in tanti mi hanno chiesto di girarle: quali sono gli effetti collaterali, visto che poi l'incidenza è sull'apparato cardiocircolatorio, che è vitale per tutti noi? Il farmaco, quando è prescritto da un medico ed è stata fatta un'analisi buona, non dà effetti collaterali, quindi su questo lo possiamo escludere. Sì. Solitamente l'effetto collaterale che si può avere in alcune persone è un leggero mal di testa, ma sono disturbi passeggeri che non hanno conseguenze a lungo termine. Dottore, abbiamo detto che sulla popolazione maschile addirittura il 12-13% delle persone sono affette da disturbi sessuali, ma se il disturbo sessuale è così diffuso, come mai non sempre o comunque le persone che si rivolgono a un sessuologo sono, credo, decisamente meno? Mi permetto di correggerla, perché il 12-13% per il deficit dell'erezione. Dobbiamo capire che esistono anche altri disturbi sessuali, quindi la sessualità maschile va addirittura oltre il 12-13%. Ma si ha difficoltà a chiedere aiuto, perché un po' l'ambito della sessualità è coinvolto anche da tante idee, vengono tante idee, girano intorno alla sessualità, Secondo lei è ancora un tabù quello per un uomo di rivolgersi al sessuologo? Questo non è secondo me, ma ormai anche tante statistiche lo dicono, c'è ancora un forte pregiudizio nei confronti del sessuologo e nel chiedere aiuto in ambito sessuologico, proprio perché molte persone collegano l'attività sessuale con l'essere uomini. Certo. Molti fanno questa associazione, quindi il dover ammettere di avere una difficoltà sessuale per molte persone significa ammettere di non essere più uomini, di essere, secondo alcuni, mezzi uomini. Al termine della puntata, ma comunque abbiamo ancora un po' di tempo, e voglio approfittare dell'intervento di un esperto per dare dei consigli utili, ma che siano consigli utili un po' per tutti, sia a scopo preventivo, sia a scopo diciamo diagnostico, che possano funzionare un po' per tutti. Cosa potremmo consigliare? Come abbiamo detto prima, l'erezione è legata alla salute dei capillari e quindi in generale di tutto il sistema cardiocircolatorio. Quindi quello che noi possiamo consigliare è avere uno stile di vita attivo, fare dello sport, avere delle attività che permettano in generale una buona salute, evitare tutte quelle attività o quelle attività che possono compromettere il sistema cardiocircolatorio. Quale potrebbe essere un'attività effettivamente che compromette il sistema cardiocircolatorio? Allora, diamo dei dati e dei numeri. Allora, si è visto che il deficit dell'erezione coinvolge per esempio molto più le persone obese, quindi cercare di mantenere un peso salutare. Il tabagismo si è visto che interferisce con l'erezione, come ad esempio l'assunzione di alcol, che se da un lato alcune persone usano l'alcol per disinibirsi sul piano emotivo, relazionale, dall'altro lato invece può andare ad interferire con la capacità di erezione. Un'attività fisica che possa essere definita tale, per quante volte a settimana deve, diciamo, poi mettersi in strada? Cioè la persona che vuole fare attività fisica, quante volte a settimana deve mettersi in testa di uscire per avere un minimo sindacale? Allora, non c'è una regola fissa, l'importante è avere uno stile di vita attivo. Che cosa significa? Significa per esempio anche avere delle sane abitudini, che sono quelle di parcheggiare più lontano per fare qualche passo in più, fare le scale invece di prendere l'ascensore, e poi fare invece una vera e propria anche delle attività formali, che può essere del jogging, che può essere del nuoto, quelle attività che in generale aiutano a stare meglio, in salute. Poi c'è anche un altro riscontro molto importante da sottolineare, che l'attività fisica aiuta anche a scaricare lo stress. Assolutamente. E si è visto che lo stress porta ad una diminuzione del testosterone, che è altro fattore fondamentale per una buona erezione. Quindi l'attività fisica, diciamo, ci aiuta sia sull'ambito prettamente
medico fisico, ma anche sull'ambito psicologico. Caro dottor Collevecchio, penso che oggi abbiamo dato delle buone notizie, delle gran belle indicazioni. Sono sicuro che abbiamo ridato serenità a tante persone, ovviamente, però il consiglio di questa giornata è quello di rivolgervi senza nessun tipo di tabù al sessuologo se ci sono dei problemi, di fare una buona vita sana, magari consumare dei prodotti ottimi come quelli che noi consiglieremo per tutta la stagione, che sono i prodotti IT Pro, addizionati di proteine, buoni, buonissimi, come dico sempre, si fanno in Abruzzo, quindi è tutto dire. Noi ci vediamo alla prossima puntata, vi do appuntamento al prossimo Dottor Wisp.